Ciao ragazzi, stavo per cadere la camera. Ciao ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Io sono OneSunnyTube e benvenuti in questo nuovo video. Prima di tutto mettete un bel pollice in su per supportare il canale, supportare i contenuti che pubblico in questo canale. Prima di tutto attivate la campanellina in modo tale da restare aggiornati in tempo reale su ciò che pubblico man mano. E parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi tutti, milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi, udinesi, torinesi, tifosi del Sassuolo, tifosi del Monza, tifosi del Frosinone, tifosi dell'Empoli. Iscrivetevi, non vi costa nulla. Allora, in primis faccio subito le congratulazioni per voi interisti, perché complimenti per aver vinto la Supercoppa, complimenti ancora. Bisogna essere obiettivi. Per essere sportivi bisogna solo congratulare perché ce lo meritano, complimenti in primis. Da milanista rosicchio, lo ammetto, rosicchio, da milanista rosicchio. Non è questo il punto del discorso perché oggi ragazzi abbiamo una live reaction in contemporanea, è in contemporanea perché sono due partite in corso. Però mi sto guardando. Aspettate, che mi sto guardando Siria-India in questo momento e siamo sullo 0-0. In questo gruppo comunque l'Australia vede il vantaggio perché l'Australia comunque è la favorita in questo girone. Gruppo B, Coppa d'Asia. Sira che sta pareggiando contro l'India per 0-0 e qua mi dicono che l'Australia è andata in vantaggio 1-0 nel primo tempo grazie al gol di chi? Grazie al gol del, non mi ricordo, dell'Australia. Rigore dato all'Australia a Martin Boyle. È un rigore segnato, quindi 1-0. Ma da prima che era così, o no? No. Martin Boyle riguardato l'Australia, quindi Australia che ha 9 punti, Uzbekistan 4, Siria 2 mi pare, sì, Siria 2 pare, sì di sì, la Siria 2 ragazzi, India è l'ultima. Ok, tanto vediamo un po' le occasioni che ci sono. Sarà tardi per fare questa live reaction? Sì, perché stamattina ho dovuto fare un po' di cosucce personali, quindi live reaction secondo tempo e basta. Onestamente la partita di ieri, ragazzi, pensavo finisse ai rigori, onestamente. Coppa d'Asia, ragazzi, ve lo ripeto ancora. Se volete guardare la Coppa d'Asia, guardatelo su OneFootball, è gratuito, non vi costa nulla. Su Sky Sport, su DAZN lo potete vedere perché comunque non hanno acquistato i diritti televisivi. Pazienza, la telecronaca è in inglese, però va bene lo stesso. Sì. Oddio Lidia! Oddio Lidia! Oddio Lidia! Mamma mia, che rischio! Che rischio della Siria! Mamma mia! Che rischio! Rischio, rischio! Doveva tirare lì il bro. Doveva tirare il bro lì. Doveva tirare il bro lì. Lì ha sbagliato. Giallo? A chi? Giallo all'allenatore. Giallo all'allenatore dell'India. Igor Stimac. Se state sentendo un'altra telecronaca in contemporanea, è cose Australia-Uzbekistan. Going for a nightmare, and she got the connection, and it was hooked away, and the defeat against England.
Venerdì ragazzi probabilmente ci sarà una live reaction sulla FA Cup, eh? Probabilmente, non ve lo posso garantire, ma probabilmente ce ne sarà sulla FA Cup. Attenzione alla Siria. Rischio grosso con l'India, rischio grosso, il ranking UEFA è 102. 102, numero 102 l'India nel ranking FIFA. Giappone naturalmente avanti a tutti, 17esimo, si sapeva comunque. Corea del Sud 23esimo. Bello! Peccato, aveva fatto una bella giocata. Ragazzi, per quanto riguarda Gigio Riva, raga, non l'ho vissuto quei tempi, comunque, in cui era un grande giocatore, però vi posso dire che rimarrà per sempre un giocatore, un bomber della nazionale, comunque, Gigio Riva. Era veramente, secondo me, un leader nel Cagliari, comunque, era un grande giocatore. Peccato non aver vissuto quei momenti, però ha fatto pur sempre la storia nel calcio italiano. Dopo Franz Beckenbauer se ne va Gigio Riva. Mamma mia, ragazzi. Sto 2024, comunque, riserva un sacco di sorprese. Oddio, la Siria! Mamma mia. Che occasione. C'è una notizia dell'ultima ora, eh? Ve la leggo subito. Allora, ve la leggo subito. Arriva, lo guardo da sportitalia.com e leggo. È arrivata la sanzione della giustizia sportiva nei confronti dei tifosi dell'Udinese per via degli insulti razzisti rivolti a Mike Maignan nel corso dell'ultima gara interna giocata in campionato dai friulani contro il Milan. Il giudice sportivo ha infatti decretato che il club bianconero giocherà la sua prossima partita in casa al Blue Energy Stadium a porte chiuse. E perciò quindi contro chi la gioca la prossima l'Udinese? Oh, attenzione, una gara porta chiusa. Ma il senso? Ma il senso? Ma ragazzi, ma il senso di questa cosa? Io non l'ho capita, eh. Togli solo una gara? Una? Ma prendere quei brutti, quelle persone che hanno dato della scimmia Maignan e dargli il daspo? Non è difficile, non è difficile. Ma qua ragazzi siamo arrivati a chiudere. A porte chiuse una giornata. Ma il senso di questo, ma il senso. Il senso, qual è? Qual è il senso? Ma io non ho parole, oh. Ma io non ho parole. Guardate. Non so se si legge bene. Andatelo a vedere l'articolo, andatelo a vedere. Perché Sabatini convinto che la Salernitana si salverà, è giusto crederci, è giusto. Me lo auguro anch'io che la Salernitana si salvi.
Per i fan della Formula 1, perché anche a me piace la Formula 1, ragazzi, come annunciato da Mundo Deportivo è ufficiale. Madrid avrà il Gran Premio di Formula 1 a partire dal 2026 e il contratto durerà fino al 2035. Si chiamerà Gran Premio di Spagna. L'annuncio ufficiale è stato fatto in un grande evento all'inferma alla presenza di Stefano Domenicali, amministratore delegato della Formula 1, nonché di Isabella Ayuso, presidente della Comunità Madrid, e José Luis Martínez Almeida. Il sindaco ha anticipato questo ufficio in un'intervista in spray pubblico su Antena 3. Si tratta di un circuito urbano di straordinario interesse, lontano dal concetto tradizionale di circuito di Formula 1 ad hoc, che si trova praticamente in città, a meno di 10 minuti dalla porta, al quale si potrà raggiungere il 90% degli spettatori e del trasporto pubblico, ha detto Almeida. Eh sì, ragazzi, Formula 1 is coming to Madrid in 2026. Yappi dappi dubba, bello bello. Lo so ragazzi, dopo, vabbè, Verstappen ragazzi ha fatto il Gran Premio, quello che è pur sempre un grande pilota, Verstappen. Se volete contenuti sulla Formula 1, ragazzi, tanti pollici in su e supportare il canale e con tante iscrizioni. Siamo a 43 iscritti, ragazzi. Aumentarli questi iscritti non costa nulla, Quindi aumentiamoli, arriviamo a 100 iscritti. So che lo farete perché supporterete questo canale e vi amo per questo, ragazzi. Grazie mille. Ultima notizia, Olbia, da Olbia, Sardegna. Marco Gaburro è il nuovo allenatore. Sono cambi per la Siria. Cambi per la Siria, esce Ramadan. Ed entra numero 9 Dali. Raga, sorpresa del giorno. Di 2 ore fa, raga, leggo una notizia incredibile. Guardate qua. Non so se si legge. Ok. Guardate, leggete. DAZN blocca la modalità free con accesso a una selezione di contenuti in app senza abbonamento. Che sia la svolta, signori? Che sia la svolta? Andiamo? Eh? Perché io ho disdetto l'abbonamento a DAZN per un semplice motivo, se non avete sentito. Perché aumentavano continuamente i prezzi, continuavano ad aumentare i prezzi sugli abbonamenti di DAZN, io non ne potevo più. E giustamente qua è gol della serie. Gol della serie. Gol della serie, signori. Addio India, addio India, raga. Ah, la difesa si è addormentata lì. Ce l'hai 10 centimetri dalla porta, ma come fa a non parare un tiro del genere? Ma il portiere dell'India è veramente scemo, eh? Ma è scemo il portiere dell'India! C'è 10 centimetri, non la pari così! Non ci credo! Ma è matto da morire! Naturalmente è club in giallo. DAZN, cos'è? DAZN.com barra home. Facciamo? Io lo faccio. Facciamo subito. Aspettate, eh. Io lo faccio subito. Signori, ci guardiamo DAZN, su DAZN, Tottenham Hotspur, Manchester City, FA Cup gratuitamente. Perché? Perché? Lo dice pure. Contenuti gratuiti e 20 live.
Non mi credete? Ve lo faccio vedere. Guardate qua. Tottenham Hotspur Manchester City, venerdì alle ore 21, FA Cup. Quindi quindi ricapitolando, guardiamo ancora sta succedendo. cambi per la Siria, esce alla Swad ed entra Anez. Ma l'India i cambi non li fa. Gol Uzbekistan. Signori, Uzbekistan pareggio, eh? Eh sì, 1-1. No, la Siria non passa, ragazzi. La Siria non passa. Uzbekistan è secondo. Sì, signori, sì. 1-1. La classifica recita comunque Australia 7, Uzbekistan a 5, Siria che... Se la gioca. Se la gioca con la Cina, però ha qualcosa in più rispetto alla Cina. Perché la Cina ha fatto due pareggi e una sconfitta. La Siria sta al momento sta facendo una vittoria, un pareggio e una sconfitta. Quindi il discorso qualificazione per gli ottavi di Coppa d'Asia. Può essere un sogno, potrebbe essere un sogno. Il gruppo C, ragazzi, comunque cioè non facciamo pomeriggio perché dopo devo andare al lavoro. Ah no, stasera. Ah no, è vero, stasera, sì, stasera no, devo andare al lavoro. In realtà tra un po' devo andare al lavoro, però sarò fuori fino a sera. Adesso vogliamo guardare un po'. Non me l'aspettavo l'Australia pareggiasse, eh? Pareggiasse contro l'Uzbekistan in questo momento. 7 minuti di recupero. Siria che è ancora in vantaggio. Grazie al gol della Siria. E ora vi dico chi aveva segnato. Ha segnato della Siria Omar Kribin, assist di Abrahim Hisar. L'Uzbekistan ha pareggiato per l'Uzbekistan, anche qui 7 minuti di recupero, per l'Uzbekistan ha pareggiato. Che pareggio? Che pareggio, a pareggio, a pareggio, 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 Azizbek Turgunboev. Statistica comunque, qua parlano comunque della Siria che ha fatto 20 tiri totali, 7 tiri totali dell'India, fuori dallo specchio naturalmente, 4 tiri in porta per la Siria e un tiro in porta per l'India. Possesso palla del 53%. Poi calci d'angolo 7, 3 calci d'angolo per l'India, 4 fuori gioco per l'India. Sì, Siria che sogna di approdare agli ottavi, però la notizia è che l'Uzbekistan sta pareggiando contro l'Australia 1-1. Quindi Siria-India è finita, ragazzi. Siria che approderà agli ottavi di Coppa d'Asia assieme a Australia e Uzbekistan nel gruppo B. Manca poco ormai. No, manca poco, dai.
Fischia, fischia, che ormai è finita. È finita! Australia, Uzbekistan 1-1. India fuori da tutto. Sì. India fuori da tutto, signori. Standings. Sì. Sì, era, sì, è così. Ragazzi, il video termina qui, mettete un bel pollice in su, iscrivetevi al canale attivando la campanellina in modo tale da non perdervi nessun contenuto che pubblico in questo canale, supportatemi con tanti mi piace per supportare il canale naturalmente, parlo per tutti i tifosi, iscrivetevi milanisti, juventini, interisti, napoletani, bergamaschi, laziali, romanisti, fiorentini, bolognesi, udinesi, iscrivetevi tutti, non vi costa nulla. Ci vediamo domani per probabilmente per un'ulteriore live reaction sulla Coppa d'Asia, non lo so. Però ci vediamo alla prossima. Da Monsani YouTube è tutto, ciao!